E lui in realtà tutta centrata e fondata sulla libertà. Puoi far entrare una legge con le sue obbligazioni come qualcosa di fondamentale, di non rinunciabile, di essenziale? Ma allora l'impegno morale non è una serie di norme e di leggi che obbligano? O la pensiamo come quei catechisti che dicono ai ragazzi che oh, i comandamenti di Dio sono consigli che ti dà se vuoi? Insomma, attenti, ne bene, catechiste! Sono consigli che se vuoi io tieni su, no. Allora, l'impegno morale non c'è più per noi. Se siamo figli, siamo eredi, quindi siamo di casa, possiamo. Tutti i miei capricci diventano legge per gli altri, ma io sono libero? È così? Oggi sono le idee che girano queste, eh? Non viviamo in un'epoca nella quale molti che si dicono cattolici, non sono cristiani, cattolici, praticanti, e fa la comizia tra le domeniche e convinti che la morale sarà mente a lui in base alle soie, che sono cose che succedono tutti i giorni, eh? Ma allora com'è? Se noi siamo liberi in Cristo e lo Spirito ci rende liberi, ci permette di chiamare Dio papà, è ancora la legge che domina dentro di noi? No. E l'amore cosa vuol dire l'amore? Cosa vuol dire che è l'amore che domina? Che ci tengo a vivere in un certo modo come esigenza che sento, che percepisco, proprio perché ci tengo a lui, ritengo importante comportarmi in modo come esige essere figlio di quel padre lì. Quindi i comandamenti da legge a esigenza profonda di vita e soprattutto animati da che cosa? Non dal dovere di essere, dall'amore e quindi come riconoscenza per quello che lui ha fatto per noi prima. In realtà non cambia niente, dentro di noi cambia tutto. È la motivazione che ci sta dietro e il perché, il come si fa. Non quel che si fa è sempre perché. Ma sembra chiaro? Ma quando diciamo che noi siamo già perdonati, che Dio ci ha già Eh? Il perdono dei peccati è avvenuto per tutta l'umanità 2000 anni fa sul Golgota. Nell'atto d'amore col quale. E quindi fu che noia. Beh, e lui tradisce, che fa? Cosa se frega me? Perché il perdono cos'è? È una confezione sperlari, come diceva la pubblicità tanti anni fa, non occorre neanche incartare perché è già perfetta così com'è. È qualcosa che va in bottega, la compri, te la metti in tasca e è tua. E questo è il perdono? Oppure è un'opportunità che ti è messa in mano? Che devi mantenere. E che devi accogliere per prima cosa e poi permettergli di restare dentro, perché sennò se una toccata è via, una botta è via, insomma, lascia poco. È come l'amore. Io posso dire, allora io ti metto quello bene per Sibilice, dopo per il resto sarei libero, oppure per Douri al De, per il resto, o se vuoi per una settimana entrega, però per tornare dopo rompe mia, eh? Che ne dite? È amore, amore. Quello lì o amore un corno, vero o no? Un amorone. E quindi non è tanto un discorso di diritti, di doveri, ma un discorso di amore, di fiducia e di serietà, di relazione. È quello. Sembra chiaro?